Cari amici, care amiche, il Signore vi dia la pace. Io sono Fra Emanuele, sono un frate che abita qui alla Porziuncola, questa chiesetta che San Francesco ripara e dedicata alla Beata Sempre Vergine Maria. Ecco, proprio a lei è dedicata questa grande solennità dell'Immacolata Concezione. E insieme a San Francesco, noi frati francescani, vogliamo condividere con voi la gioia di avere una madre che ci accompagna e ci sostiene. Ecco, l'Immacolata Concezione per noi francescani è la patrona dell'ordine. Già dai tempi di San Francesco c'è una grande devozione a Maria. Francesco stesso ha delle parole bellissime per la Madre di Dio che permette appunto a Gesù di incarnarsi, di farsi proprio piccolo bambino in questo mondo. Fra l'altro proprio quest'anno festeggiamo gli 800 anni del presepe di Greccio. Ecco allora, come entrare in questa festa, in questa solennità? Ecco, entriamo insieme all'angelo Gabriele nella casa di Nazareth, dove Maria riceve l'annuncio bello della nascita di Gesù. Ecco, per capire un po' di più, entrare nel clima di questa festa, ascoltiamo quello che ci dice Luca nel suo Vangelo proprio durante l'annunciazione. Gabriele chiama Maria piena di grazia. Ecco, questo è il nome nuovo con cui Dio chiama Maria, piena di grazia. Sei piena di grazia e vuota di peccato, cioè immacolata. Ecco la vera natura di Maria. Maria di fronte a questo grande complimento non si esalta, non si autocompiace, ma addirittura rimane stupita, si turba. Ecco, questo è il primo insegnamento di Maria. Di fronte alle cose belle, ai doni di Dio, non dobbiamo mai appropriarcene, ma metterle a frutto, ringraziare Dio. Ed è questa sua umiltà bellissima che permette a Dio di fare delle cose nuove, di iniziare una nuova storia con Maria. Anche noi oggi siamo chiamati a compiere cose nuove, cose belle nella nostra vita, di tutti i giorni, in famiglia, nel posto di lavoro. Per fare questo però dobbiamo prepararci alla tentazione, alla lotta, come ci indica anche la prima lettura della Genesi. Di fronte alla tentazione abbiamo sempre la possibilità di scegliere. Ecco, Maria ha scelto per il sì a Dio. Anche noi nella nostra vita dobbiamo dire sempre sì a Dio, dopo la lotta, dopo la tentazione. Ecco, non siamo soli in questo, Maria ci sostenga sempre e ci accompagni. Il Signore vi dia la pace.